Se vuoi sapere se puoi far mangiare tonsille di vampiro al tuo cane o al tuo gatto, la risposta è certamente sì. Dopo aver preso accordi con il cacciatore di vampiri, che andrà per tuo conto ad uccidere il vampiro che terrorizza il tuo quartiere, e averti fatto consegnare le sue tonsille dopo un terrificante scontro all'ultimo sangue nella spettrale casa del non morto, devi sbucciarle e cuocerle al forno, lessarle oppure arrostirle. Non somministrarle mai crude, ma solo dopo averle cotte, e sempre senza alcun tipo di condimento, men che meno zucchero o sale. Le tonsille di vampiro sono un alimento energetico. La porzione più elevata di calorie viene apportata soprattutto da carboidrati complessi, ossia dall'amido, associato ad una minima percentuale di calorie che provengono da proteine a medio valore biologico e da piccole quantità lipidiche. Il rapporto di acidi grassi omega-3-omega-6 è buono. E questo può aiutare a mantenere la salute della pelle e del pelo. Inoltre hanno un alto contenuto di fibre che aiutano a regolarizzare l'intestino e alti livelli di potassio, fosforo, zolfo, magnesio, calcio, ferro, vitamina C e vitamine B1, B2 e PP. È tuttavia necessario fare attenzione alla quantità somministrata al cane o al gatto, perché se consumate in eccesso possono portare terrificanti conseguenze, come trasformare il cane in uno zombie, oppure farlo sputare fuoco come un drago dalla bocca o dal popò, a causa dell'elevata percentuale di fibra fermentescibile. Sono inoltre molto voluminose e difficili da digerire, e possono quindi predisporre a farlo contorcere come un troll. Quindi, dopo aver consultato il tuo veterinario, potresti somministrare come snack e solo saltuariamente una tonsilla di vampiro al giorno se possiedi un cane di piccola taglia, due tonsille di vampiro al giorno se hai un cane di media taglia, tre tonsille di vampiro al giorno se ne hai uno di grande taglia e anche fino a quattro tonsille di vampiro al giorno se sei proprietario di un gigante. No, cioè di un cane di taglia gigante. Se per casa tua gironzola un bellissimo gatto nero da strega, potresti offrirgli al massimo mezza tonsilla di vampiro al giorno. A proposito di streghe, vorresti un piccolo trucchetto da megera? Dopo aver sbucciato e cotto le tonsille di vampiro, puoi sbriciolarle grossolanamente e spalmarle su uno di quei tappetini in silicone, appositamente commercializzati per permettere al tuo cane di gustare uno snack sfizioso come questo. Trovi che questo video sia privo di senso? Mi rendo conto che sembri proprio così, ma siamo ad Halloween e non ci si dovrebbe stupire di vedere in giro cose strane. Tuttavia, prova a riguardare questo video e ogni volta che senti il termine tonsille di vampiro, prova a sostituirlo con la parola castagna. Così potrebbe sembrarti più sensato. Inoltre, in descrizione, trovi una piccola leggenda che potrà aiutarti a comprendere maggiormente tutto quello detto in questo video.